dedica. A chi cerca il coraggio della verità, a chi trova la forza di amare incondizionatamente, a chi sceglie di mettere ogni cosa al suo posto. Somewhere there's music, I'll fade the time. Somewhere it is heaven, how high the moon. So I fill my heart with all of you, and there my high, 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 high moon. Somewhere this music, I'll beat this down. Somewhere this heaven, how high the moon. Don't let till my heart is all of you, and there my high, high, high. C'è quella famosa serendipità, no? Che ti porta per una serie di eventi, per una serie di cause. Cioè questo libro nasce da, cioè parte con una coincidenza enorme, quella serendipità che ti porta appunto a rimettere a poco le cose a ogni posto. Sicuramente il modo migliore per mettere ogni cosa al suo posto, o comunque cercare in qualche modo di arrivarci, è quello di essere se stessi. Abbiamo tre protagonisti, cioè Giovanni, Alessio e Antonella, la moglie di Giovanni. Diciamo che i personaggi, come li abbiamo sviluppati, sono uno l'antitesi dell'altro, perché Giovanni è un uomo che nega l'evidenza, sì, vogliamo dire così, mentre diciamo, Alessio è un po' il filo che lega Giovanni a sé tutta la vita, anche se inconsciamente. Sì, è un intreccio, diciamo, un intreccio amoroso a distanza, perché Giovanni è un medico, lavora in pronto soccorso, è sposato con Antonella, questo matrimonio sembra andar bene fino a un fatto un po' particolare che scuote la vita di Giovanni. Una notte, durante uno dei suoi turni, arriva un paziente in codice rosso. Questo paziente è Alessio, non è una persona qualunque. Questo Alessio è il ragazzo che 16 anni prima, nell'estate del 2000, aveva amato clandestinamente e intensamente. Questo ritorno dal passato, abbastanza inaspettato ovviamente, crea un po' un vero e proprio shock, e il coma di Alessio è in un qualche modo il coma degli altri due protagonisti. Quindi questa storia un po' vive nel presente, nello sviluppo insomma di che cosa genera questo arrivo nella vita di Giovanni, e un viaggio un po' nel passato in cui si ripercorre questa estate tanto lontana quanto molto appassionante ed emotivamente intensa. Ho scelto l'estate del 2000 perché siamo un po' saturi di vintage anni 80, anni 90, e il vintage dell'anno 2000 un po' ci mancava. Insomma, nel 2000 c'erano i telefonini, si giocava a Snake, c'era già internet. Alessio amava dondolarsi sull'altalena. Da bambino avrebbe potuto tranquillamente trascorrere ore e ore, sempre lì, in quel movimento infinito, senza mai stancarsi.
e le cose a quanto pare non erano cambiate, perché ogni volta che ci si sedeva sopra il tempo sembrava dilatarsi. Slanciarsi verso l'alto, poi tornare indietro, darsi la spinta, tenere l'equilibrio e poi salire sempre di più verso il cielo. Ogni volta era come sentirsi davvero liberi, senza paura di chiedersi fino a quale punto più in alto sarebbe potuto arrivare.